Allora, questo video è un po' particolare ed è indirizzato a tutti i miei iscritti e le mie iscritte perché vorrei trasmettervi alcune cose che io ho imparato per essere ancora viva alla mia età, con una buonissima condizione di salute fisica e un ottimo equilibrio psichico. Che ho raggiunto perché finalmente sono riuscita a trasformare la rabbia impotente che provavo i primi 2 mesi di questa dittatura. Finalmente ora sento di avere più controllo sulla mia vita ed esprimo qui appunto immediatamente gratitudine, tanta gratitudine ad Anna De Vito, a Teo in particolar modo, che sono per me due figure di riferimento, e a tutti gli altri attivisti youtuber che con coscienza pulita e nessun interesse egoistico stanno lavorando a sostegno di tutta la popolazione. Oggi parliamo della gratitudine. Già prima di questa dittatura sanitaria mi sono sempre resa conto della scarsa propensione che ha la popolazione alla gratitudine. Se la lamentela della popolazione si trasformasse innanzitutto in maggior consapevolezza e gratitudine, avremmo già fatto dei passi da giganti. Perché è importante la gratitudine nella vita? Per due motivi. Il primo motivo è che se vuoi vivere una vita equilibrata, serena, a prescindere da tutto quello che succede intorno, devi esercitare la facoltà della gratitudine. Per cortesia, prendete carta e penna se vi riesce più facile, oppure fatelo mentalmente. Fate una lista delle cose che sono nella vostra vita o che sono inerenti alla vostra vita di cui essere grati. Esempio, io ho gli occhi, vedo, non sono cieca, grazie. Io ho la bocca, parlo, ho le corde vocali, non sono muta, grazie. Io ho le orecchie, ascolto, non sono sorda, grazie. Io cammino, ho le gambe, non sono paralizzata, grazie. Io ho un tetto sulla testa, non vivo per strada, grazie. Io ho nel frigorifero qualcosa da mangiare e anche nella credenza. Grazie. E via così. Fatevi queste liste per voi stessi e questo vi permetterà di vivere una vita più equilibrata. Il secondo motivo per cui è importante la gratitudine è l'abbondanza. Volete una vita prospera? Volete una vita dove ciò che vi occorre per vivere arriva? Gratitudine, per favore. Perché la vita funziona così. Immaginiamo, e gli scienziati l'hanno comunque scoperto e dimostrato, che ci sia una intelligenza che governa tutto questo universo e anche gli altri, come dicono gli induisti. Questa intelligenza apprezza la gratitudine. Se sei costantemente cieco a quello che hai di buono nella vita, l'intelligenza non risponde alle tue richieste. Ovviamente, se si esercita la gratitudine, si deve fare lo sforzo di uscire dalla zona di conforto della lamentela, che anche io ho le mie zone di conforto. Per esempio,
Io odio i social, non li sopporto, non li ho mai sopportati, mi hanno sempre dato fastidio. Li usavo al massimo, prima di tutte queste vicende legate al regime e alla dittatura, per imparare, perché a me piace molto imparare un'infinita varietà di cose. Purtroppo, non potendo incontrare le persone, non potendo stringergli la mano, non potendo guardarle negli occhi, non potendo sentire il loro odore, io soffro perché sono una persona fisica, io vivo molto di fisicità. Quindi sono costretta a uscire da una zona di conforto perché io prima che iniziasse tutta sta faccenda ero una semplice casalinga che aveva una vita propria, no? Non vivevo sui social. Uscivo, mare, piscina, cinema, teatro, amici, concerti, mostre, conferenze, tutto mi interessava, tutto per me era un buon motivo magari per fare dei sacrifici, mettere da parte dei soldi e poterlo fare. Mi hanno tolto tutto e così ho dovuto fare lo sforzo di uscire dalla mia zona di conforto e utilizzare strumenti che non sopporto. Ma è necessario, perché l'unico modo per poterci evolvere è riconoscere le nostre zone di conforto, cioè quelle scelte che facciamo perché lì dentro ci stiamo bene, perché lì dentro ci sentiamo al sicuro, perché lì dentro conosciamo tutto. Mentre invece uscire fuori dalla propria zona di conforto vuol dire affrontare l'ignoto. Per me usare i social è stato il primo grande sforzo che ho dovuto fare, è accettare di mettere i commenti ai miei video, che è una cosa che se andate a vedere sui miei canali, io ho ancora adesso diversi video, penso, non so se l'ho levato da tutti. Dove non puoi commentare, perché non avevo proprio nessuna voglia di stare a discutere con fantasmi. Per favore, non offendetevi se vi chiamo fantasmi, ma io sto parlando davanti allo schermo di un tablet e non c'è nessuno qua. Sto parlando da sola. Quando voi vedrete questo video, sarete in un altro spazio e in un altro tempo. Lo spazio sarà il luogo fisico dove voi lo state guardando e il tempo sarà quello che ci sarà sull'orologio mentre lo state guardando. In questo momento sono le 8:44 del 18 gennaio, ma io non lo so a che ora e in che posto tu guarderai questo video. E io sono consapevole di queste cose. Questa non è realtà, questa è virtuale. Non voglio dire finzione, perché io in questo momento sono estremamente onesta. Sono me. Io sono. E sono quello che sono. Perciò, cari iscritti, ogni tanto vi farò un video dove vi trasmetto le mie tecniche per vivere una vita decente, anche in condizioni di guerra. Voglio ribadire questo concetto. Iscritti, siamo in guerra. E vi lascio, lascio alcune considerazioni. Ci sono tre nemici, che sono il governo, il sindacato e i ricconi, quelli che io chiamo capitalisti. E poi ci sono tre catastrofi, quella economica, quella sociale e quella sanitaria. A fronte di queste sei circostanze, io dichiaro che questa è una guerra fatta alla popolazione. Però in guerra bisogna anche imparare a resistere. E la prima resistenza avviene dentro la persona attraverso la sua crescita personale. Quindi ve lo ripeto,
La gratitudine è un comportamento, un atteggiamento, una sensazione, una emozione che dobbiamo coltivare, non per piaggeria, non per ipocrisia, non per opportunismo, ma perché dobbiamo dare valore a questa emozione. Grazie, buona giornata a tutti.